Arriva dall'Italia Pierluigi Buratti. Iniziamo con il bassotto standard a pelo corto. Standard a pelo lungo. Standard a pelo duro. Nano a pelo corto. Nano a pelo lungo. Nano a pelo duro. Kaninken a pelo corto. Kaninken a pelo duro. Rinnovo l'invito ai migliori soggetti del prossimo raggruppamento, cani tipo Spitz e Primitivo, e a seguire i Segugi e cani per pista di sangue nel pre-ring. Raggruppamento Bassotti, razza di origine tedesca, utilizzata per la caccia in tana. Presenti le tre taglie, la taglia standard, che è la più grande, la taglia nana, che è la taglia di mezzo, e la taglia più piccola, che è la Kaninken. L'appartenenza a una taglia piuttosto che a un'altra si determina in questo caso misurando la circonferenza toracica. Tanto abbiamo la preselezione. Li vediamo ora muovere a partire dagli standard a pelo corto. Il pelo corto è il prototipo, poi introducendo delle razze di tipo Schnauzer si è ottenuto il pelo duro ed introducendo invece delle razze di tipo Spaniel si è ottenuto il pelo lungo. Vedete muovere in questo istante il pelo lungo. E quindi il pelo duro. Ringrazio ancora per l'allestimento di tutta la parte floreale il Far Country Service, che ha allestito questa splendida aiuola, che è in tema ovviamente per quanto riguarda l'allestimento con il periodo, quindi l'autunno, aiuola che troviamo davanti al podio.
Al terzo posto lo standard a pelo duro. Secondo posto il Kaninchen a pelo duro. E vince il Nano a pelo duro. Giro di ring per il bassotto Nano a pelo duro, prima di salire sul podio, grazie. Grazie ai fotografi, proseguiamo ora con il quinto raggruppamento, cani tipo spitze di tipo primitivo, accogliamo con un applauso.